No, Antonino Lopresti, un vecchio marinaio della Donnara, ora ci racconta la sua storia. Io ho cominciato perché quella Donnara non si diventa subito marinaio di serie A, si parte da mozzo a tipo marinaresco che poi a titolo uraisi sa distinguere se io sono capace di fare il marinaio oppure no. E quando lui ha deciso, io sono entrato nella barca della Mociara con i due fratelli, il primo e il secondo Raisi, e eravamo quattro marinai e due Raisi sei, nella barca della Mociara chiamata, va bene? E la mattina partevamo alle 3:30 da terra per andare all'isola della Donnara e ritornavamo alla sera quando tramontava il sole all'acqua, va bene? Quando il sole era quasi al tramonto dell'acqua, noi partivamo dall'isola della Donnara per arrivare a terra, a remi, perché la Donnara non aveva motore e tutto si faceva a remi. Olio di comodo c'era là, non c'erano remi o motori e non c'era nessuno. E lavoravamo tutti con i bracci a remi. Una barca portava 18 remi, un caicco chiamato, per rimorchiare un vascello per buttare le ancore a mare, e tutto si faceva a olio di comodo con le braccia, va bene, alla Donnara. Poi l'ultimo due anni si sono decisi che hanno portato un motore e allora il lavoro veniva più dimezzato. L'isola della Donnara dove era? Dove si trovava? Eh? L'isola della Donnara dove si trovava? Si chiamava San Giorgio, l'isola della Donnara, era calata a 1000 metri dalla battigia, a linea d'aria, poi aveva il pedale da 1250 metri, il pedale era considerato quello per portare i tonni nella bocca della Donnara, che partiva dalla battigia del mare fino all'isola della Donnara, che c'erano 1200 metri, 1300 metri. E questo pedale aveva un semacurva chiamata, dall'isola fino alla battigia. Il tonno seguiva questa trotta e poi entrava nella Donnara. Nella Donnara si divideva nelle camere, perché la Donnara aveva chiamato Picciolo di Levante, Bordenaro, Porta Chiara, Picciolo di Ponente e Camera della Morte. La Camera della Morte era confinata col Picciolo della Donnara, dove si rimorivano tutti i tonni e poi da lì partivano come le pecore a flotta, 100, 200, secondo quanto ce n'era nella Camera, e partivano per andare alla Camera della Morte. E allora c'era una barca di guardia che gridava leva, e allora noi marinai tiravamo su questa porta e chiudevamo la Camera della Morte e cominciavamo a tirare la rete con un grande vascello per andare a catturare questi tonni vicino all'altra barca che era ormeggiata a posto fisso, e c'era la rete che non entrava neanche un ago quando era bagnata, perché era di canapa e si stringeva. E quella era la vera Camera della Morte. La ringraziamo tantissimo, eh? Grazie, grazie. Grazie anche a voi, vi auguro una buona fortuna. Allora, siamo con Stefano La Rosa, un veterano della Donnara, e ci racconta la storia un po' della coda del ratto, così chiamato, dromadario, come si taglia, come si tagliava allora? Qui a San Giorgio erano soltanto tre donne, non ce n'erano uomini che tagliavano questa. Praticamente dobbiamo fare tutto con la mano manca e con un coltello con il manico bianco. Questo succede che nel mese di settembre-ottobre, quando ci sono dei temporali, c'è una pesca particolare, la pesca delle lampughe, che si va fuori
E questo è una rivutura che succede, una rivutura di vento e acqua forte, e dove a ponente, diciamo a linea con la rocca di Capo Calavà, vengono fuori delle trombe marine. E allora quello che uno può fare è solamente questa, che c'è una preghiera, questa, si dice questa preghiera nella sua mente, però sempre in ginocchio, ecco, e poi con il coltello col manico bianco deve fare tre volte il segno della croce, dicendo il nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E hai un cutello, cumano, cutaianco, e tagli questa cuta che c'è davanti. E lo deve ripetere tre volte. Effettivamente io non lo so quello che poi, come succede, come non succede, noi vediamo che questa coda si ritira proprio davanti agli occhi di... E questo è il taglio della coda. Quindi lei a quanto pare è uno studioso della Donnara, quindi qualche altra cosina ci vuole raccontare? Per esempio c'è, diciamo, sul coso marinaresco, quando c'è la notte di luna, che dice che viene una ragazza, che il fidanzato o il marito è andato a mare, e va da me, dal vecchietto, e mi dice: zio Stefano, dice, se ne ero a mare camminai, dice, ma c'è la notte di luna. Allora io dico: vero è, se la luna si guarda dal mare, pescature, pescature, non varare. Se la luna a mezzo cielo luce, pescature, pescature, sarce e cuce, deve riparare le rete. Ma se la luna corda e il cielo si fa scuro, e allora pescatore, pescatore, vara e vai a prendere del pesce. Però allora il tonno veniva portato qui, che c'era lo stabilimento, e veniva tagliata subito la testa, c'era il tagliatore delle teste, e il tonno veniva appeso a testa sotto per 24 ore. Doveva culare tutto il sangue. Poi c'erano i bollitori, che erano di Trapani, e veniva bollito con il sale, con tanto sale, con la salmoria. Dopodiché c'erano poi una ventina di donne, di femmine, loro poi lo lavoravano e lo mettevano nella scatola, con olio di oliva, che l'olio di oliva era proprio pure dello stesso stabilimento, dello stesso proprietario, e veniva lavorato qua. Era un tonno che andava la maggior parte di tutto nel Vaticano. Le favole della Donnara è il primo evento che abbiamo organizzato come Città che Legge, perché Gioia Samarea ha ottenuto quest'anno la qualifica di Città che Legge, una qualifica rilasciata dal Ministero dei Beni Culturali, che ci permetterà di partecipare a dei bandi esclusivi solo per i comuni che hanno ottenuto questa qualifica. Attraverso questa qualifica Gioia Samarea potrà partecipare, insieme agli altri comuni che hanno ottenuto questa qualifica, a dei progetti che ci permetteranno di promuovere la lettura in tutto l'ambito, soprattutto nelle scuole, che è l'ambito a cui interessa a noi di più. Il primo di questi eventi di Città che Legge è stato proprio questo, organizzato per la festa della Donnara, dove appunto ne abbiamo approfittato di questa festa stupenda che si propone ogni anno, fatta qua a San Giorgio, per promuovere questo progetto. I pescatori raccontano alla Donnara cosa c'è di più bello di sentire raccontare le nostre tradizioni da chi le ha vissute realmente, e così possono tramandarle ai nostri bambini. È stata una giornata molto bella, in cui abbiamo avuto appunto i tre rappresentanti dei pescatori che hanno raccontato la storia che loro realmente hanno vissuto. E i bambini poi si sono divertiti a disegnare, a colorare tutto quello che queste storie hanno evocato nella loro immaginazione. E per promuovere questo progetto ringrazio tutti quelli che hanno collaborato con noi, prima fra tutti gli organizzatori della festa della Donnara, la Prologo San Giorgio, gli sponsor Republic e il bar del signor Magistro, la cartolibreria Senso Unico, Adelaide Puglia, che ha contattato tutte le mamme e che ci hanno permesso di fare oggi un evento così bello e così pieno di allegria e con tanti bambini. Siamo con Calogero Gatti.
Gambino, presidente della Prologo di San Giorgio. Ora chiediamo un po' quali sono le sue impressioni riguardo l'evento che ha presentato lui stesso questa sera. Dico, siamo alla quinta edizione e si riesce a fare queste cose perché c'è una comunità che risponde, nel senso che per riuscire a fare tutte queste cose c'è tanto lavoro, tante cose da gestire e servono tutti. E qui, siccome è una comunità sana, vedo che praticamente ogni cittadino, per quello che può fare, per quelle che sono le possibilità, dà il contributo. E perché questa è una festa articolata su 3 giorni, dove praticamente ci sarà da mangiare, da cucinare, quindi ci sono delle persone impegnate a cucinare e poi anche delle attività tipica zebbi, tipo anche le attività culturali, tipo quelle che abbiamo fatto ieri, dove si è parlata della memoria storica, mentre oggi un pochettino si è coinvolto i bambini, e questa è una cosa estremamente importante. Quindi è un volano promozionale abbastanza incisivo quello di questo evento, in poche parole. Sì, sì, è un volano molto incisivo proprio perché c'è la base, perché c'è il tessuto sociale. Continuando così, io credo che noi possiamo gestire anche altro tipo di manifestazioni, tipo l'estate mare, e rendere, diciamo, il soggiorno alle persone che vengono qua gradevole. Gradevole per quello che possiamo offrire. La cosa che invece secondo me siamo un pochettino carenti, e io di questa cosa cerco di farla capire ma non sempre ci riesco, è la comunicazione. È la comunicazione, perché molto spesso ci sono dei posti dove fanno poco però comunicano molto. A noi succede il contrario, che facciamo delle manifestazioni ricche di contenuto, ricche di qualità e di tutte cose, però non siamo capaci a metterle in rete per come dovremmo. E oggi, nell'era della comunicazione, ci dobbiamo sforzare a fare questa cosa, e questa cosa la dobbiamo fare anche con voi operatori della comunicazione, perché stando tutti insieme, facendo rete, si possono raggiungere dei buoni obiettivi. Ok, grazie e in bocca al lupo.